se mescoli fisica e simpatia, formule geometriche e divertimento, organismi monocellulari e cartoon, vedrai probabilmente apparire Luca Novelli. Grazie della presentazione. Il primo benvenuto migliore l'ho avuto da lei, che ha detto: mio figlio c'ha tutti i tuoi libri, la cosa migliore che una persona può dirmi, che è una buona cosa, direi. Io invece, siccome mi aveva anche dato un titolo abbastanza serio, che era raccontare, vivere la scienza, no, ho detto: cosa gli racconto a questi signori? Perché la cosa migliore è raccontare un pezzo della mia vita, che è raccontare, ma anche viverla, perché mi ci sono vissuto in mezzo. Questo, diciamo pure, cosa ci fanno Novelli insieme a un signore che è un Vedda di una popolazione dello Sri Lanka, ce ne sono ormai soltanto 800, che ha vanta, quando sono andato a intervistarlo, tra virgolette, perché è un'intervista dove sono quattro traduttori di mezzo, gli ho chiesto che effetto fa essere una popolazione che sta qui da 18.000 anni, perché loro sembra che siano in quella posizione dello Sri Lanka da 18.000 anni. Mi ha corretto subito, ha detto non 18.000 ma 34.000, ecco, il signore. Però questo è una chicca che vi regalo alla fine, cioè la propongo alla fine, ma a questo punto devo raccontarvi un attimo da dove vengo io. Ecco, diciamo pure che io vengo dal cartooning, dai giornali, facevo strisce sui giornali, sul Messaggero, sul Giorno, però a un certo momento ho messo insieme il mio retroterra scientifico. Io sono dottore agronomo, ero un po' biologo, ho dato i primi esami di genetica quando i medici di genetica ne capivano un po' poco, perché gli agronomi invece la facevano già da un sacco di tempo. E ho messo insieme a un certo momento le mie competenze scientifiche con il fatto che disegnavo, e da lì è venuto fuori la mia vita praticamente. La mia vita, che è diventato il mio lavoro principale, con questo libro qui, che si chiama Il primo libro sui computer, in cui compio i 30 anni, ecco, perché forse non ve lo ricordate, ma prima di 30 anni fa i computer non c'erano nelle case, tantomeno c'era un computer, erano degli armadi, delle cose, persino i fax erano grandi come frigoriferi. Negli stessi anni ho fatto un altro libro, in questo caso qui, dove solo ho scritto, che anche questo è la storia della chimica a fumetti, e anche questo un po' hanno segnato, questi due libri, la mia vocazione. Insomma, non c'era in Italia nessun altro in quel momento che faceva libri divertenti per ragazzi di scienze, e mi sono trovato a fare questa cosa qui. Notare che questo qui è un libro non così divertente, è un libro costruito bene, cioè nel senso c'era da fare una bella ricerca, perché in quel momento lì l'unico libro di divulgazione che si trovava sul mercato era di Isaac Asimov, un libro delizioso di storia della chimica, a cui ho ottenuto anche parecchie idee. Ecco, dopo questo io ho fatto tanti esperimenti, non ho fatto solo libri, ho lavorato per la televisione, ho lavorato anche per pubblicità, cose del genere, eccetera, però fondamentalmente tutto il corso della mia vita, eccolo lì, in vivere la scienza, è stato segnato al fatto che ero contiguo alla scienza. Anche quando ho fatto dei libri divertenti per adulti, mi sono trovato dei compagni di viaggio divertenti, come questo signore qui. Questo è un fotomontaggio, naturalmente, ero giovane, però è un fotomontaggio. Sotto lì c'è Charlie Chaplin, comunque, ecco, che non è male. Da lì avevo fatto dei libri, che erano una serie di libri anche fatti per Mondadori, alcuni sono andati anche a Maurizio Costanzo Show. Uno si chiamava, il primo si chiamava Non rompeteci frattali, guida pratica alle scienze moderne. Il secondo era Dio ce la mandi buona, da Ippocrate a Poggiolini, qualcuno se lo ricorda. E l'ultimo, che invece mi ha fatto pensare che non ero proprio sulla strada giusta, era che mi è andato a Maurizio Costanzo Sciocca, mi hanno dato delle botte in testa, le direttrici dei giornali femminili, era la donna ce l'ha più grosso, il cervello naturalmente. Ecco, solo che si fermavano al titolo grande, quindi qualcuna di mia conoscenza si è arrabbiata. Invece questo qui è stato un altro della serie, che poi ha dato inizio a una certa specie di amicizia con questo personaggio qui. Conoscendo la sua vita, il suo modo di pensare, eccetera, ho fatto diversi libri. Il primo era divertente, abbiamo fatto del cabaret, siamo andati anche allo Zelig a fare delle cose col piano, diverse cose. Si chiamava una specie di pista teatrale che si chiama Ho clonato lo zio Alberto.
e c'era la lettura a sinistra della vera vita di Einstein e a destra la lettura del suo clone leggermente fuori di testa, nel senso che uno parlava della, non so, che vinceva il premio Nobel, eccetera, l'altro parlava di birrerie, parlava di come tampinare e guardare oviere dei locali, cose di questo genere invece. Però in tutti e due i casi, anche nell'altro, si parlava nel primo di relatività, teoria della relatività, e nel secondo di fisica quantistica, che è tutto basato un po' più sul caso che altro. E da lì è venuta l'idea di fare una serie di libri che mi, diciamo pure che mi ha portato abbastanza fortuna. Il primo è stato appunto Einstein e le macchine del tempo per l'editoriale Scienza, che è un piccolo editore che faceva, aveva cominciato, era già da tempo a fare dei libri di scienza per ragazzi, e lì ci siamo quasi sposati, nel senso che dopo il primo ne abbiamo fatti un bel po' insieme ed è diventato il mio lavoro. È diventato il mio lavoro anche per un motivo, che mentre altri libri che precedenti vendevano pochino all'estero, pochino ma non tanto, questi è andato a finire che li ho venduti un sacco di paesi. Per esempio Einstein è stato venduto qualcosa di, penso, 12-13 lingue, anzi in totale 22 lingue. Adesso la collana Lampi di Genio, con un po' di personaggi che poi vi presento, ha la bellezza di 18 titoli, anche io non ci tengo conto. Qui ce ne sono anche altri che magari non sono, ce n'è uno che non è Lampi di Genio, ma il resto è il professor Varietà, che è un libro di educazione ambientale, fatto con il WWF, non per il WWF, ma con il WWF. Tutti gli altri sono Lampi di Genio, e questi sono già anche book da un sacco di tempo, sono tradotti in spagnolo, sono tradotti in tedesco, in tante lingue, eccetera. E è un vantaggio aver fatto questi libri con questo linguaggio, perché è un linguaggio internazionale, la scienza è un linguaggio internazionale. Quando si parla di scienza, teoria di Pitagora è uguale per tutti, teoria della relatività è uguale per tutti, quindi anche per i cinesi, e quindi sono divertito da una foto con i ragazzini. A Pechino, invece del libretto di Mao, gli ho messo tutto. Ci tenevo a farlo, quando è capitato, non potevo rinunciare a fare una cosa del genere. Sono piccoli, ma ci sono stati. Vi faccio presente una persona, questa bambina qui, ha esattamente lo stesso portamento di chi si ricorda i vecchi libretti, l'iconografia di Mao, le ragazzine bellissime, carinissime, eccetera. Portavo il libro. Esattamente così. Primo personaggio di questa serie qui che mi ha portato un po' fortuna e che mi è servito proprio a capire che stavo facendo una cosa anche abbastanza seria, importante, è stato proprio Alessandro Volta. Nel 2000, infatti, questa serie qui è cominciata nel 2000, c'era il bicentenario della Pila. Adesso parlare di Volta è già, sembra strano, perché invece negli altri paesi è conosciuto parecchio. Infatti il libro è stato tradotto anche in arabo, anche in cinese, eccetera. Allora era su biglietti da 10.000, forse la gente ce l'aveva prima nella testa. Adesso non ci sono certi biglietti da 10.000, no, non ce n'è. E lì è stata fatta una ricerca su tutte le macchine, su tutti i particolari della sua vita, anche infantile, perché c'era veramente tanto materiale. È venuto un libro delizioso. Fino al punto che il mio rapporto con il Centro Volta è andato avanti e tuttora continua. E, per esempio, quest'anno qui al Tempio Voltiano di Como abbiamo messo in scena la vita di Volta, anzi l'ha messo in scena questi ragazzini utilizzando il libro. Ecco, il meccanismo che ho trovato nel corso del tempo per raccontare la scienza è darla in bocca, se vogliamo dire, agli stessi personaggi e ricostruire. Infatti una giornalista le aveva definite autobiografie di grandi scienziati. E una delle più carine, per esempio, è proprio quella su Galileo. Io avevo in testa il Galileo della Cavani, non lo so, tristissimo, serissimo, eccetera. Io quando ho cominciato a lavorare su Galileo ho trovato un personaggio straordinario. Un personaggio che aveva intenzione, prima cosa, gli piacevano le donne, la buona cucina, era un carrierista terribile, che non si è mai sposato perché voleva fare carriera. Per fare carriera a quel tempo si poteva farlo solo facendo una carriera ecclesiastica, tutti gli scienziati facevano parte del clero, quindi non si è mai sposato, però aveva due figlie di cui si è tolto, le ha tolte dalle scatole e le ha mandate a fare la suora, le ha mandate in un convento così non disturbavano. Ecco, questo era il personaggio, fino all'ultimo, un ottimo conoscitore di Chianti, di vino, cose di questo genere.
e poi anche una persona simpatica, ha durato, e io francamente lo capisco. Ecco, altro personaggio che diciamo pure è venuto molto bene, naturalmente, ma ecco, in questo personaggio, a differenza di altri, c'è un'amore straordinaria di materiale, hanno scritto tutti su Leonardo, e quindi si trattava di trovare gli argomenti più facili, gli argomenti più simpatici, eccetera. Ecco, io mi ricordo che quando lo facevo, di solito quando preparo un personaggio vado nei musei, faccio insieme alle mie ricerche, sono andato anche a vedere la casa di Leonardo di nascita. Io ero convinto che Leonardo da piccolo aveva avuto a che fare con ruote, con nei primi anni di vita, era una mia fissazione. Allora, quando sono andato a Vinci, sono andato a visitare questa casetta che è grande un poco più di questo spazio occupato da questa scrivania, dalla casetta fino a Vinci c'è una via, e guarda caso si chiama Via dei Mulini. Cioè, il bambino da piccolo aveva a che fare con i mulini, che non erano soltanto i mulini di oggi che servono per fare la farina, l'olio, eccetera. I mulini erano macchine che facevano funzionare, che erano motori. Quindi da piccolo lui ha vissuto subito, l'imprinting straordinario è stato quello, e l'ho azzeccata. Infatti quasi tutti questi libri parlano molto dell'infanzia, anche per persino, naturalmente, dove riesco ad avere i dati, e gli aneddoti ce li metto dentro, alcuni non posso, non mi invento niente in questi libri, li posso fare qualche interpolazione, eccetera. Per esempio, se io parlo di questo Archimede, naturalmente ho trovato parecchio materiale, naturalmente non originale, se per quello, però a un certo momento ho raccontato che lui impara la geometria sulla spiaggia, perché era naturale che un insegnante andasse con i ragazzi in spiaggia a disegnare, perché sulla sabbia si può disegnare figure geometriche, scrivere, eccetera. Infatti, le scuole anche di una volta avevano la vasca con dentro la sabbia. E questo è un altro personaggio, anche questo che è venuto, ecco, questo che mi era un po' antipatico, devo dire la verità, perché il primo Akito è il classico professorone universitario che tiene assolutamente contrario alla divulgazione, lui ha rubato idee, o quando le aveva se le teneva nel cassetto, assolutamente. Poi alla fine era molto simpatico anche lui, perché anche lui aveva una cantina piena di libri, altre cose, non faranno caso, e aveva una figlia simpaticissima che ne faceva di tutti i colori, eccetera, una nipote, non una figlia, simpaticissima. E poi, come stranezza, pensate, dopo tutta la carriera universitaria che aveva fatto, cosa va a fare? Va a fare il direttore della Zecca. E uno dice, ma cosa va a fare? È arrivato al massimo all'Accademia delle Scienze, le cose più strane, cioè i massimi riconoscimenti di quel periodo, eccetera, amico della corona, e i riconoscimenti, lui va a fare il direttore della Zecca di Londra. E il motivo era che lui credeva ancora nell'alchimia, cioè credeva ancora, siamo ancora prima, dello chimico scettico, siamo ancora prima della rivoluzione della chimica, ed era convinto che si potesse trasformare i metalli in oro. Ecco. Quindi chi andava, perché? Che prerogativa del direttore della Zecca di Londra era intervistare i falsari arrestati. E lui entrava dentro le carceri e li interrogava, perché i falsari potevano sapere come si poteva fare un... Esatto, lui tra le cose è uno di quelli che ha applicato, non l'ha inventata lui, ha applicato la zigrinatura sulle monete, non l'ha inventata lui, ma lui l'ha applicata alla grande, perché è una cosa che funziona, perché prima le monete le limavano tutte, no? C'era una moneta d'oro, tanto vale lo stesso, prende un po' d'oro, e quindi le monete diventavano sempre più piccole. Ecco, questo è un altro personaggio, questo personaggio a cui sono molto affezionato, anche se non ha avuto una vita straordinaria, perché tra le altre cose era un nostro, non so il vostro, ma mio sicuramente, perché quando è nato, lui è nato nell'impero austro-ungarico, quindi praticamente aveva gli stessi diritti della Slesia, erano gli stessi del milanese, cioè, no, era dalla parte, era
mi sembra che sia Piemonte, quindi battaglia di Novara, cose di questo genere, eccetera. Non era un mostro conterraneo, un conterraneo mio. Ecco, e in quel periodo lì, questo signore qui ha cominciato un po' da agricoltore, lui da piccolo, e qui c'è sempre qualcosa da piccolo che viene fuori, un imprinting forte che poi si porta. Suo padre faceva l'agricoltore, faceva gli innesti delle piante, faceva piccole prove, eccetera. Poi lui ha cercato, era un poverissimo, però gli piaceva studiare, gli piaceva la ricerca, cose del genere, però era povero, l'unica cosa che poteva fare in quel momento per poter studiare era fare il prete, praticamente. E ha fatto il prete, è andato a finire in questo convento di Brno, e da lì ha vissuto tutta la sua vita. Tra le altre cose, non è mai riuscito a superare gli esami di ammissione all'abilitazione, non è mai diventato insegnante, neppure insegnante. E tra altre cose, la sua scoperta è rimasta nei cassetti per quasi 16 anni. Lui ha scoperto la genetica, ma la sua scoperta è rimasta sconosciuta. Anzi, siccome è stata spedita agli scienziati di mezzo mondo, è finita anche dal signor Darwin. E il signor Darwin sembra, cioè questo io non sono un oracolo, ma sembra che sia stato trovato il plico con la teoria dell'ereditarietà ancora con le pagine non tagliate. Dopo 16 anni hanno scoperto le leggi dell'ereditarietà tra i scienziati contemporaneamente e hanno detto: no, caspita, l'ha fatto questo signore prima ed è stato riabilitato. Questo invece ma chi è, scusi, quel signore? Il signor Mendel. No, non è obbligatorio sapere. Tutti con il cognome. Adesso li cito comunque per diventare. È che il signor Gregorio Mendel, papà della genetica, è papà della genetica, pratica. Adesso si fa tanto parlare di genetica. Anzi, state attenti a non lasciare cellule in giro, ormai è pericolosissimo. Questo qui è un altro personaggio che non tutti conoscono, ma tutti si ricordano magari che gli hanno tagliato la testa, perché è il signor Lavoisier, è il signore che ha scoperto, cioè ha dato il nome all'ossigeno, perché prima di lui, invece dell'ossigeno, c'era non c'era niente di simile all'ossigeno, c'era un oggetto che si chiamava flogisto e si legava addirittura agli altri. Anzi, aveva peso negativo, figuriamoci, il flogisto è una cosa stranissima. Bellissimo come storia da raccontare, non solo della scienza, ma della storia, perché questo signore qui è vissuto in mezzo alla rivoluzione francese. E infatti è finito che gli hanno tagliato la testa, perché si occupava di chimica, perché apparteneva alla casta degli esattori, praticamente quelli dell'Equitalia. Tutta la sua vita si svolge attraverso gli episodi della rivoluzione francese, tra le altre cose lui era favorevole, era un grande illuminista, eccetera, aveva conosciuto anche Volta, aveva conosciuto anche Priestley, che aveva veramente scoperto l'ossigeno. Anzi, quando l'aveva scoperto, aveva scritto una cosa molto curiosa, questo signor Priestley, che era inglese e poi è andato negli Stati Uniti. E aveva detto: ho scoperto un gas che è strano, quando si respira dà un sapore di allegrezza, eccetera, non forse un giorno si venderà come oggetto di lusso. Ecco, ci potrebbe essere andato poi non tanto lontano. Questo qui è un altro personaggio, non solo tutti, ma quelli che ho messo insieme in questo momento. Questo qui è il signor Ippocrate, qui devo dirlo che è il signor Ippocrate. Uno, perché nessuno si aspetta che faccia un libro per bambini che parli del signor Ippocrate, padre della medicina. Ma perché in realtà questo signore, che era coetaneo dei sette savi, era coetaneo di Pitagora, anche lui era una storia affascinante, e la cosa affascinante è che le cose che ha scritto, la bellezza di 2600 anni fa, sono la base della medicina naturalistica di oggi, quindi non c'era niente. Io mi ricordo questo libro qui, che era sulle acque, sulle aree e dei luoghi, che parlava di città, di ambiente, di cose del genere, che è il primo libro di ecologia che sia mai stato scritto, ecco, ufficialmente. Come sono fatti questi libricini? Adesso ve ne faccio uno, vi dico, di solito hanno una caratteristica, di solito sono divisi in piccoli capitoli, molto molto veloci, in cui almeno 3-4 sono dedicati appunto all'infanzia. Utilizzo sempre insieme ai disegnini, i disegni, delle immagini di chiamiamo
iconografia classica, ma è una scelta voluta, nel senso che io non se facevo solo disegnini la gente non mi prendeva sul serio, e io voglio essere preso un pochino sul serio, non tanto, ma abbastanza, ecco. Allora, ci sono sempre delle immagini, mi permetto di utilizzare la Gioconda, mi permetto di utilizzare il disegno, anche quando scherzo mi metto un disegno di Leonardo veramente, questa è l'invenzione di Leonardo, Leonardo ha inventato un oggetto che è di moda in certi posti balneari adesso per camminare sull'acqua, per camminare una specie di sci acquatico di quel tipo lì, eccetera. Tutti i, ecco, in questo caso qui ci sono le curiosità, cioè, ci sono anche delle curiosità. Cioè, Leonardo era simpatico, porca miseria, aveva fatto, pensate, aveva costruito quando era a Roma una stanza di carta pecora gonfiabile. Nel senso che quando uno entrava in questa stanza, cioè gonfiabile come se fosse un salsicciotto, uno entrava e diceva, che strana questa stanza qui, poi un servo la gonfiava e la persona che era dentro si trovava sempre più, in un ambiente sempre più piccolo. Oppure era capace di aveva costruito dei piccoli draghi di carta che aveva distribuito sulla città di Roma. Beh, era uno che raccontava aneddoti, altre cose, eccetera. Ecco, altri personaggi che ci sono, ne ha fatto Magellano, ha fatto la Curie, mi hanno sgridato perché, una donna, non fai le donne, eccetera. La Curie era al settimo posto, doveva essere il settimo titolo, adesso è, invece è uscita un po' dopo, perché l'editora ha detto, non vanno bene questi libri, allora, però tutti maschi, una donna sola, faccio una collana solo di donne. E se l'è tenuta nel cassetto, anzi è uscito prima in Germania che in Italia. Di fianco c'è un personaggio a cui sono affezionato perché ho fatto, non c'è il libro di questo personaggio, ma c'è la trasmissione televisiva, che secondo me è venuta molto bene, è Fermi. Un personaggio che prima di fare la trasmissione non lo conoscevo perfettamente, ho utilizzato alcuni libri anche quello scritto dalla moglie per scrivere la storia, molto, molto bene, un periodo storico in particolare anche molto, molto affascinante. Anche Marconi, questi due personaggi non ci sono i libri, però se avete tempo, voglia, eccetera, andando su Rai Scuola oppure cercando lampidigenio.it si vedono, perché le trasmissioni sono libere, ormai sono su internet, si possono vedere, utilizzare, se uno è a scuola le può usare sulle BIM, eccetera, cose di questo genere. Di fianco ci sono i fratelli Lumière, che è anche questo un lampidisegno, è stato fatto anche in collaborazione col Museo di Torino, chi lo conosce, è stato un posto meraviglioso, ed è venuto fuori una bellissima puntata e anche un bel libro, infatti abbiamo fatto anche il CD. Sulle trasmissioni dico qualche cosa curiosa, ecco, questo qui è il mio regista e qui intorno io lavoro, se mi vede il mio amico Silver mi ha detto sei vestito, dopo vi faccio vedere come un benzinaio spaziale, ecco, in effetti non è un perché vedete, tutte le ragazze sono già più carine e infatti tutto quello che vedete è costruito intorno elettronicamente, ecco, e sono venute 20 puntate di cui quando eravamo imparato a utilizzare il mezzo sono venute secondo me molto bene. Facevamo anche gli esterni, come per esempio qui eravamo sull'Amerigo Vespucci, però io non presentavo sull'Amerigo Vespucci, c'ero in questo caso qui, ma prendevamo tutte le riprese e poi in studio entravo dentro le cose, gli oggetti. E per esempio questa puntata qui, che era quella su Magellano, ho fatto prima la puntata e poi il libro, mentre normalmente di solito è il contrario, ma succede. Ecco, di questi vi faccio vedere solo le cover per ora degli ultimi libri di questa serie. Uno è Lorenz, che è stata una riscoperta. Lorenz è il papà dell'etologia, cioè quello su cui le papere gli vanno dietro, insomma, ecco, per chiarirlo, però al di là dell'etologia è un padre dell'ecologia, mi ha dato il premio Nobel nel 1973 e secondo me ha dato l'imprinting lui a parecchi personaggi. Qui, ecco, anche qui c'è un recupero per esempio di cose non mie, e questo è un disegno che non è mio, montaggio di un libro di un francese,
che si chiama Granville, vissuto nell'Ottocento, figuriamoci, che ha descritto molto prima di Walt Disney tutta la società e attraverso descrivendola, dandogli l'aspetto di animale, una cosa di gioco. Alla fine, ho detto, sono arrivato a 16-17 titoli, che mi si confondono le idee, ho fatto questi due ultimi lavori, uno questo 100 lampi di genio che hanno cambiato il mondo, finalmente a colori, come dice la pubblicità, però non è una raccolta dei libri, è un sistema ragionato di come vengono le idee. È un libro che avevo voglia di fare da quando avevo letto un libricino di Boncinelli che si chiamava Come nascono le idee, e lui naturalmente parla in termini neurologici. Io sono convinto che, cioè, senza assolutamente contrariarlo, che le idee nascono nell'ambiente in cui sei, cioè chi c'è di fianco, chi, infatti, copiando, e tutti i libri che ho fatto precedentemente io sono andata veramente a cercare come vengono le idee, ma non è che uno si mette lì e si sforza o sotto la doccia viene l'idea geniale. C'è un ambiente, sei in una certa situazione, se sei in quella situazione e non vengono solo a te, magari vengono a qualcun altro quasi contemporaneamente, sono anche cose molto imbarazzanti certe volte. E di fianco l'altro librone, anche con lui, mille, si chiama La Novellina, questo qui, sono insieme a Sgarbi, sono gli unici che abbiamo avuto, cioè l'arroganza di prendere un libro e darsi un nome simile. Sono mille termini. Alla fine, quando l'ho finita, mi sono accorto che non ho fatto un libro per bambini, ma è un libro che serve al cuore. Ogni tanto c'è qualcosa che qualcuno scopre. Cioè non... Vorrei fare un esperimento. Posso fare un esperimento scientifico? Alzi la mano chi è sicuro in questa sala di sapere quanto tempo impiega la Luna a girare intorno alla Terra. 5 anni. Nessuno alza la mano. Si fa 29. Sì. Ecco, il mio agente non lo sapeva. Con due lauree, una in storia della scienza. In realtà è una cosa che. Però, dice, gli altri che non alzato, però gli altri non hanno alzato la mano, È una cosa che tutte le signore dovrebbero sapere, perché c'è una correlazione ben precisa, quindi... però ho visto che mediamente una persona su tre non lo sa, ma una persona su tre con culture diverse, anche con una laurea, con una cosa, cioè, non ci pensa, i nostri nonni lo sapevano, anzi persino ai tempi di Galileo lo sapevano, perché era assodato che la Luna girava intorno, era l'unica cosa che era difficile. Da questi personaggi uno frequenta la gentaglia e naturalmente prende, vai con lo zoppo e impara a zoppicare. E uno di questi, no, tutt'altro che zoppi, è stato questo monumento sul signor Darwin, motivo per cui temo di essere qui. E il signor Darwin, quando ho fatto questo libro, ne sapevo poco, sì, l'avevo trattato, eccetera, ma niente di più. Tra altre cose avevo l'idea che hanno tutti di Darwin, questo signore con la barba, che in questo caso, nella copertina dei libri, questo qui che il libro è nato nel 2000, figuriamoci, e gioca con i dinosauri, infatti il titolo del libricino è Darwin e la vera storia dei dinosauri. Altro libro che è stato, diciamo pure, un piacevole successo, nel senso che è stato venduto in un sacco di paesi. E facendo questo libro, ho detto, la cosa più bella di questo libro non è solo l'evoluzione, ma è il fatto che il signor Darwin ha fatto un giro del mondo. Siccome ho guardato le date, parliamo sempre del 2000, ho detto, perché sarebbe bello di fare, prima cosa, per me un libro, ma fare il giro del mondo che ha fatto lui, a rivedere i posti che sono cambiati, eccetera. Perché tutto quello che ha raccontato è dentro questo libro, The Voyage of the Beagle, dove non racconta cose scientifiche, è un libro dove lui raccontava il suo viaggio, non era così tanto scientifico, veniva detto anche delle signore nei salotti, non c'è problema. Seconda cosa importante di questo libro è che Darwin è giovane,
non è quel barbone, aveva 22 anni quando ha fatto questo viaggio, era simpatico, beveva whisky. Con le donne non so tanto cosa facevano. Sembrava molto tranquillo, non ne parla mai tutto il viaggio, si azzarda solo una volta a Buenos Aires, e dice che belle le ragazze di Buenos Aires, a differenza delle nostre, che sono così bianchine, emancipate, bianchine, e con l'aria malaticcia. Ed è venuto fuori, il personaggio è venuto fuori piano piano, e ho chiesto alla ICOM, che è la società che è il patrocinio di questa cosa, all'UGF, al mio museo di storia naturale di Milano, eccetera, e ho messo insieme delle... sono partito, pensavo di partire meglio anche con degli altri, eccetera, ma alla fine con un piccolo gruppo l'abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto dei piccoli step fattibili che può fare chiunque, senza un grande investimento, e l'abbiamo rifatto, abbiamo fatto prima la parte atlantica, poi la parte del Pacifico, poi infine con un biglietto, non è che abbiamo visto tutto, abbiamo visto forse le cose principali e le cose anche più interessanti, da cui ho cavato tre libri, appunto, che sono questi qui. Sono libri un po' diversi dal solito, dei miei, no? Perché ci sono delle grandi illustrazioni che sono fatte dal mio amico Federico Coderli Cannobbio, che era il direttore del Centro Volta, che si diletta in pitture dei ghiacciai. Ci sono mappe, queste mappe le ho disegnate io, ma ci sono anche delle belle foto fatte dai miei compagni. E anche questi libri sono andati benissimo. Naturalmente è stato un viaggio, come tutti i viaggi, abbastanza straordinario. Cioè, ci sono... eravamo alle Galapagos, ho avuto la fortuna di incontrare una bestia del genere, nei giri turistici non si incontra, era fuori dal territorio, era in una fattoria aperta al pubblico, dove prima volevano coltivare delle cose, poi si sono accorti che le tartarughe entravano dentro per mangiarsi la frutta, la verdura, eccetera, hanno rinunciato a coltivare la frutta e la verdura, e allevano i turisti che entrano dentro e incontrano queste. Questa qui aveva 170 anni come dimensioni di Milano. Questa è un'altra immagine delle Galapagos, che sono isole vulcaniche. Però una cosa che ci tengo a dire, tutti pensano che nel viaggio di Darwin sia, diciamo pure, la cosa più importante siano le Galapagos. Le Galapagos ha avuto l'illuminazione, ha pensato alla teoria dell'evoluzione. In realtà sì, ha incontrato delle cose molto sostanziose, cioè ci sono delle creature come le iguane marine che sono solo lì perché vivono sott'acqua e se non sopravvivevano, non si adattavano a mangiare le alghe e andare sotto 6 metri, non sopravvivevano, cioè, no. E si sono evolute in un modo particolare. In ogni isola c'è una specie diversa di uccelli, una specie diversa di altri rettili. Cioè, è veramente una cosa meravigliosa, anche il fatto che l'unico posto in vita mia dove io ho fatto il bagno con 50 otarie. Ma la cosa principale di questo viaggio qui, quel che mi ha più affascinato, ecco, prima era che il viaggio non è, cioè l'idea di evoluzione non è venuta fuori solo dal viaggio, è venuta dal vedere i vari paesaggi, le varie mutazioni dell'ambiente che poi agisce sulle singole specie. Cioè, quando è arrivato in Australia ha detto qui la creazione sembra che abbia preso una strada, sembra che la mano di Dio, anzi, nomina Dio, eccetera, abbia preso una strada completamente diversa, perché lui arriva e trova solo marsupiali, ci sono solo marsupiali, non solo i canguri, anche i bambini, cioè, ci sono i canguri, no, ci sono i wombat, ci sono gli auri della Tasmania, ci sono infinite specie di mammiferi che sono tutti marsupiali. Se noi ci fossimo evoluti in Australia, le signore qui avrebbero un bel marsupio. Ma ecco, la seconda cosa che mi ha affascinato di questo viaggio qui, e anche lui, ma forse più il suo personaggio, sono i ghiacciai. Devo ringraziare il mio amico Federico che mi ha trascinato. Il ghiacciaio Perito Moreno, per esempio, Darwin non l'ha visto. Si è fermato a 50 km prima e si è persa questa meraviglia qui. Io sono entrato in contatto con questa realtà e ho visto una cosa che non immaginavo, cioè questi oggetti fanno parte del nostro passato, per noi le nevi eterne sono quella roba che c'è lassù, no? Sul Monte Bianco, sul Monte Rosa, gli acciai che vengono giù.
Questi sono dei mostri che vengono giù dal, dagli anni, in questo caso qui, sono dal livello dell'acqua alti 70-80 metri e sotto fino a, a toccare il fondo del, del lago, come una volta era il Lago Maggiore, il Lago di Garda, i nostri laghi glaciali, non è che cambia niente. E queste cose qui sono nel verde, cioè uno le vede e intorno c'è il verde, ci sono piante, cioè è un mondo che 20.000, 18.000, 16.000, anche 14.000 anni fa i nostri antenati hanno avuto a che fare con questo mondo. E da lì è venuta l'idea, una delle ultime idee di lavoro, ecco, ho fatto questo libro che si chiama L'ipotesi Fitzroy. Fitzroy era il compagno di viaggio di Darwin, era il capitano del, del Beagle ed era un reazionario terribile, era schiavista, cioè appena sono saliti sulla nave ha bastonato i marinai che erano arrivati in ritardo sulla nave, ma aveva inventato una cosa che adesso è molto di moda, le previsioni del tempo. Questo signore qui era un, e aveva fatto, e questa cosa qui gli era venuta in testa proprio facendo il giro del mondo, anzi lui ne ha fatti due, figuriamoci. Il primo l'aveva fatto come sottufficiale, il secondo era il suo secondo viaggio intorno al mondo di Fitzroy. Ma era così reazionario che era convinto che tutte le parole della Bibbia fossero da prendere esattamente in, alla lettera e che quindi, tra le varie cose, c'era stato il diluvio universale. Anzi, ha fatto uno scritto che in uno dei, se uno si interessa può andarlo a trovare perché c'è il link, in cui spiega scientificamente che c'è stato il diluvio universale, secondo le cose che aveva visto. E, ora, in quel tempo c'era ancora moda il catastrofismo, che è di moda non adesso, ma anche in altri tempi c'è stato, nel senso che l'idea che hanno avuto anche dei grandi scienziati come Cuvier era che ci fosse stato non un grande evento come un diluvio, ma ce ne fossero stati diversi, che è un'idea già abbastanza, non è così peregrina, insomma, basta vedere come è fatta la Luna, basta pensare che Giove gli è arrivato un bel asteroide durante che abbiamo visto in televisione colpire Giove, quindi sono cose che succedono, e anche altri disastri. Quindi dei disastri, lui era perfettamente in linea con i catastrofisti di allora. E solo che lui era convinto in cose come l'Arca di Noè, anzi sul Beagle probabilmente leggevano la Bibbia tutte le sere e la commentavano. E ho detto, beh, prendiamola come ipotesi di lavoro. E sono, ho fatto un altro viaggio, un viaggio che forse, non so se Darwin lo avrebbe fatto, ma forse lui l'avrebbe fatto sicuramente. Sono andato qua, che è Monte Ararat, dove c'è l'arca. Qua ci avviciniamo alla fantasia, alla fantascienza, eccetera. Che, signori, è una bella montagna, che sembra sia tranquilla, tra le altre cose, perché però è alta 5.167 metri, ed è un vulcano. Un vulcano non più attivo da 200 anni, quindi può darsi anche che si svegli e tutto il resto. Ci si può andare su abbastanza tranquillamente, salvo gli ultimi 300 metri che di solito sono coperti da nuvole e c'è sempre il ghiaccio. Quindi è abbastanza pericoloso superarli nelle giornate in cui non è limpido. Ma ci si può andare d'estate, ci si può andare. C'erano i tedeschi che filavano nei canaloni, quindi una cosa particolare. Ero ospite di una famiglia di curdi, però, questo lo devo dire, di cui tutti erano stati messi in galera dalla polizia turca, ma salvo la nostra guida, ecco, però non abbiamo avuto problemi. E noi siamo arrivati però fino a quasi 5.000 metri, non li abbiamo superati perché il tempo non garantiva. Ci siamo presi da una tempesta di neve sopra e ci siamo fermati. Ecco, dov'è il Monte Ararat? Il Monte Ararat perché ha fatto nascere il mito, mi sono chiesto, perché è interessante di perché nasce un mito. Notare che per esempio per gli arabi il Monte del Diluvio non è il Monte Ararat ma è il Monte Giudì che si trova in Arabia Saudita. Per gli stessi turchi è un altro monte che si trova da queste parti qua. È un monte comunque molto, molto particolare perché si trova, guarda caso, tra quattro mari, tra il Mar Nero, il Mar Caspio, il Mar Mediterraneo e il Golfo Persico, esattamente a metà
credo che lassù si vedono, cioè si vedono il monte più alto di quella zona, anzi muovendosi si vede sempre questa enorme cosa, forse si vedono persino tutti e quattro i mari. Ma c'è l'arca? Ma c'è l'arca? Avvocato, c'è l'arca? Sì, tu che sei andato. Ma c'è l'arca? Ma certo che c'è, eccola qua. Si vede anche da, si vede anche su internet questa qui, se andate su Google Earth e cercate, trovate l'arca. L'arca si trova esattamente, esattamente su una montagna di fronte, non è proprio sul Monte Ararat, in mezzo ci passa la Via della Seta. Questa è una concrezione geologica, non sono andato a trovare, avrei dovuto prendere il materiale che c'era, ma non c'è stato tempo. C'è persino il Museo dell'Arca, ecco, ma cos'era? Era una cosa che si vedeva anche dal basso, che probabilmente è stata usata anche come recinto di capre, per navi, cose del genere. In certi momenti magari ci ha messo delle tende, in altri momenti ci ha messo un villaggio, eccetera. Sotto ci passa la Via della Seta, ci passava Marco Polo, ci passava suo padre, suo zio, ci passava un sacco di persone di questo tipo qui, mercanti nostri, diciamo. Qua lassù c'è l'Arca di Noè, e per tutti è diventato che Monte Ararat è diventata. Poi c'era anche un periodo del Re Artù, il reame di Artù, che ricorda, anche la Bibbia cita questa zona qui, insomma c'era un sovrapporsi di cose e qui si è consolidata la leggenda. Leggenda fino a un certo punto, perché tutta la zona è molto interessante. È molto interessante perché se uno guarda com'era il mondo 20.000 o 40.000 anni fa, scopre che c'erano dei mari dove adesso... Questa qui è un rifacimento di mappe che erano state pubblicate dalle scienze. Le ho solo ridisegnate. Era un mondo completamente diverso da quello di adesso. Erano mondi dove c'erano figurate il Mar Nero, il Mar Caspio, eccetera, erano insieme. Non c'era assolutamente comunicazione tra il Mar Nero e il Mediterraneo, c'era un'enorme terra, non esisteva il passaggio dei Dardanelli. C'erano dei grandissimi laghi, in fondo, nessun fiume per esempio gettava le proprie acque nel nord dell'Europa. Gettavano l'acqua sola. C'era un grandissimo continente, dunque prima cosa l'Australia era un unico continente con la Nuova Guinea, soltanto perché adesso queste terre qui sono sotto 50, 70, 100 metri di acqua, non è che sono sparite, ci sono ancora sotto. Ecco, e questo era un mondo completamente diverso, e anche lassù probabilmente ci sono state delle cose che sono successe più rapidamente, cioè l'idea che in certi momenti ci sono state degli incrementi di variazioni di clima molto veloci, che è l'idea di quel film che è The Day After, come si chiama? The Day After, questo non lo so. Beh, fate conto che il clima è una cosa così delicata che questa immagine qui non è di 20.000 anni fa. Questo è Trieste nell'aprile dell'anno scorso. Quindi aspettatevi qualsiasi cosa dal clima, cioè, se leggete il mio libro, vi consiglio di leggere l'ipotesi di Zoe, ma in modo pacato, e si scoprono delle possibilità che possono, quasi impossibili, questo è uno scherzo, con cui concludo questa parte. Minuti ho riassunto un attimo il viaggio da Londra a Westminster, dove lui è seppellito. La parte più interessante è stata proprio in Sud America, questo è Buenos Aires. Questi sono gli animali di cui lui ha trovato i fossili, ci sono anche le fossili. Questa è una lepre patagonica, questi sono guaracchi. Questo è il punto dove era anche, si era anche fermato Magellano. E questo è dove il Beagle si era fermato. E questo è il viaggio che abbiamo fatto noi. Abbiamo risalito tutta la parte pianura fino a queste montagne che lui non ha raggiunto. Però prendono il nome da Fitzroy. Pinguini, che sono assunta, non come in certi libri per bambini che li leggono anche a loro. No, questa è la Patagonia.
siamo sullo Canal Beagle e qui siamo invece sullo Stretto di Magellano. Questi sono funghi che mangiavano anche la popolazione, e questo è tutto lo Stretto di Magellano, con una vegetazione anche abbastanza piacevole. Qui è Porto Natale, siamo già nella parte del Pacifico, dove scendono degli enormi ghiacciai. Questo è il Parco delle Torri del Paine, territorio cileno. Ecco, l'immagine che uno ha con l'aeroplano è che tutte le aree sono vulcani, sono vulcani attivi, uno di fianco all'altro, centinaia. E da questi vulcani poi scendono dalle Ande, scendono gli aerei ghiacciai. Questo è Santiago. Questa è Lima, eravamo finiti nei giorni della Candelora, abbiamo trovato delle processioni particolarissime, inaspettate. Anche Darwin parlava di queste cose, non parlava mica solo di scienza. E qui siamo invece alle Galapagos. Sono tutti vulcani. Alcune sono completamente deserte, altre queste sono coperte di mangrovie. Sono su un punto caldo, quindi dove dei vulcani che sono nati e poi si sono spostati sulla crosta della Terra. Quando si sono spostati dal punto caldo sono diventate delle isole fredde su cui c'è popolazione vegetale e animale. Ma qui queste sono ancora sul punto caldo. Il vulcano lì ha una bocca di 6 km. Pinguini più a nord del mondo. Sono i pinguini più a nord di un modo. Questa è lava solidificata, come precise. Sola, con le zampe rosse, poi c'è quella con il blu. Oh, poi c'è una cosa che non vi racconto, ma in realtà il viaggio non era così scientifico, cioè dovunque sono andati, lui e Fitzroy, poi è diventato territorio inglese, e sono successe delle cose particolari. Questa è Nuova Zelanda. Kiwi che è il simbolo della Nuova Zelanda. Questa è Tasmania, è Hobart, è quell'isoletta che è sotto l'Australia. E qui sono gli alberi più grandi che ho visto, poi gli altri grandi sono in California. Insomma. Ecco, questa è Sydney, quando c'è andato Darwin lui ha visto la gente con le catene che scendeva dalle navi. Questi sono tutti un po' di mammiferi, anche questo è un wombat per esempio, che è un mammifero, che è un marsupiale anche lui, questo è un diavolo della Tasmania. Questo è uno delle ultime parti, che è un'isoletta unica, in mezzo all'oceano Indiano c'è quest'isola qui. Ha tirato fuori l'ultima delle una teoria che l'ha reso più famoso prima della teoria dell'evoluzione, la teoria degli atolli, che ha descritto per quello che sono, cioè erano dei vulcani che sono cresciuti, che venivano fuori parecchio sopra la terra, sopra il livello del mare, poi piano piano si sono degradati e su queste scorie intorno hanno costruito le case, i coralli. E infatti hanno continuato a costruirlo anche abbassandosi parecchi metri, centinaia di metri sotto il livello del mare. Per esempio proprio queste isole qui, per trovare la terra, cioè il vulcano vero e proprio, andavano sotto una bellezza di 600 metri, sono 600 metri di solo corallo. Ecco, allora vi faccio vedere una cosa che non è proprio darwiniana, ma diciamo pure che è la base della scienza. Non so che rapporto avete col teorema di Pitagora, un ricordo pessimo, l'avete odiato a scuola. Mamma mia, cosa cavolo serve il teorema di Pitagora? Vabbè, io ho provato a dirlo in poche parole. Voilà, vediamo un po'. Spero che sia in italiano questo.
La geometria è musica. È un mezzo pratico per calcolare lunghezze e aree di figure geometriche. Tutto lì. No? Il quadrato costruito sui cateti è uguale al quadrato, è equivalente al quadrato, ma tutte le figure geometriche si possono dividere e suddividere in triangoli e rettangoli. Quindi si può fare tutta la geometria. Solo che a quel tempo lì la cosa era un po' magica. Ovunque il quadrato costruito, la sfida era dimostrarlo. Infatti ci hanno provato tutti. Questa per esempio è una dimostrazione antecedente a Pitagora di parecchi centinaia di anni. E quella indiana. Poi c'era una dimostrazione cinese. Metto qua. E adesso c'è la dimostrazione di un signore che si chiama Pega, è un agente di cambio inglese. Questo qua, mi piace, però mi piace di più. Si trova il punto mediano di questo quadrato, si divide in quattro parti. Le quattro parti si prendono qui, 2, 3, 4 e 5. Questo è dimostrato il teorema di Pitagora. Ah, per la cronaca. Per la cronaca. Il teorema di Pitagora si può dimostrare con i cioccolatini, quindi si può fare, quando lo fa certe volte con i ragazzi si fa anche quello. Ci vuole una scatola abbastanza grande, perché si fa un triangolino e poi si mangiano tutti i cioccolatini. Queste sono le schede su Lorenz. In questo lampo ci sono... L'abbiamo fatto parlare come il precedente Papa. Studi sul comportamento degli animali. C'è la storia del cane, del gatto e di altri amici dell'uomo. C'è il segreto della mente del cervone. C'è la mia vita e la mia famiglia, che comprende anche una famosa tribù di oche selvatiche, grazie alla quale sono diventato simpatico a tutto il mondo. C'è la scoperta del branding e c'è il confronto con certi comportamenti umani. Ciao, perché gli animali, volenti e nolenti, sono un po' tutti i nostri parenti. E allora cosa succede? Ecco, di tutti i personaggi, in tutti i libri, c'è una caratteristica particolare che faccio sempre i... Lorenz? Lorenz. Che c'è sempre il dizionario, che è diventato un must. Addirittura sono stato obbligato a farlo su ogni popolo. Anche e lo segue appassionatamente. Istinto, tendenza o comportamento innato. Gli istinti sono tramandati geneticamente da una generazione all'altra. Detto così, cioè che è genetico, è oca selvatica. È la specie di animali che ho studiato di più. La sua società ha molte analogie con la nostra, sia nel formare gruppi, sia nel rapporto tra genitori e figli, sia nel corteggiamento che nei riti nuziali. Osservate, ragazzi, osservate. Cominciavo prima questo film. Comunque, ecco, questi sono sia i dizionarietti addirittura, ma sono diventati un must, nel senso che i libri hanno una parte che è di racconto, e poi una parte che scorre velocemente, e poi c'è sempre una parte che è abbastanza piacevole e divertente, nel senso che parla di atomo. Un tempo era ritenuto la parte più piccola e indivisibile della materia. Ora l'atomo è considerato divisibilissimo in particelle sempre più piccole e così mobili da non essere più considerate particelle, ma pacchetti di energia. Tutta la materia è energia, infine. Atomiche. Ordigni di grande potenza esplosiva che sfruttano la famosa formula E uguale mc al quadrato per trasformare una piccola parte di materia in una grande quantità di energia.
Colgo l'occasione per ribadire che contro questa storia non c'entro per nulla e sono sempre stato contrario alla proliferazione delle pompe atomiche. Buchi neri sono ex stelle esplose e collassate su se stesse. Di buchi neri è pieno l'universo. La loro forza di gravità è così forte che attirano tutto, persino la luce. Per questo sono neri. E sulla loro superficie, rispetto ai nostri orologi, il tempo è fermo. Ecco, infatti io dico sempre queste cose Harry Potter. Fisica. Per gli antichi greci voleva dire ricerca della natura essenziale delle cose. Oggi la fisica cerca di scoprire le leggi che governano l'estremamente grande, ovvero l'universo, e l'estremamente piccolo all'interno degli atomi. Relatività. Secondo la mia teoria della relatività, rispetto ad un osservatore che sta fermo, più si va veloci, più il tempo rallenta. Faccio sempre l'esempio di un uomo che porta a spasso il suo cane. L'uomo va piano, il cane va avanti e indietro e scodinzola continuamente. Questa non l'ho inventata. Alla fine della passeggiata, dopo qualche chilometro, il cane è invecchiato meno del suo padrone e la coda del cane è più giovane della punta del suo naso. Velocità della luce è costante in tutto l'universo. Corrisponde a quasi 300.000 km al secondo. Secondo recenti studi si può persino superare. Ma viaggi nel tempo sono possibili. Per esempio, andando molto veloci, il tempo rallenta rispetto a un osservatore che sta fermo. Quindi, in un certo senso, si va nel futuro. Nei buchi neri il tempo è fermo e un orologio non raggiunge mai la mezzanotte. Quindi si potrebbe sbarcare su un buco nero e, se non si fa caso al fatto che la forza di gravità ci spiaccica come una pizza ai peperoni, non si invecchia più. Viaggiare indietro nel tempo per ora sembra più difficile, ma poiché l'universo è curvo, c'è chi parla di cunicoli temporali che potrebbero collegare il presente con il passato. Grande parente, quando visitai per la prima volta gli Stati Uniti, fu insignito del titolo di grande parente, Great Relative, da una tribù di indiani Hopi. In effetti mi sento grande parente, grande relativo di tutti voi. Infatti lui è molto simpatico ed è diciamo pure il personaggio a cui ci sono più affezionato. Comunque le cose che ci sono quelle che vi ho detto prima non sono sciocchezze, ma uno pensa di viaggiare nel tempo non sia possibile, ma gli orologi, quelli geostazionari che sono lassù, che sono fermi per definizione, rispetto a voi vanno più velocemente. Quindi ogni tanto vanno un pochino indietro, non bisogna una regolatina, anche se sono orologi atomici. Quindi quando si raccontano queste cose si danno quasi come se fosse una cosa scontata, invece no, è un viaggio nel tempo, piccolissimo, ma c'è. Scusi, prima accennava al fatto che dal clima ci dobbiamo aspettare di tutto, ma è proprio di tutto in negativo. Ecco, di tutto in negativo, non lo so, e che dal clima bisogna aspettarci di tutto, ma è proprio così vero che l'uomo possa influire così tanto sul clima e sulle variazioni climatiche? No, c'è la fase che stiamo vivendo è di accelerazione di qualcosa, cioè non è soltanto mediatica, che in questo momento sentiamo un sacco di cose che si stanno moltiplicando, perché se guardiamo anche l'anno scorso c'è stato l'incremento dei fenomeni atmosferici, quest'anno mi sembra che, cioè io sono spero sul lago, mi è sembrata un'estate senza, cioè un anno senza estate. Ora, gli anni senza estate ce ne sono stati anche in passato, con dei motivi ben precisi. Di solito sono collegate alle eruzioni vulcaniche, che hanno diminuito l'incidenza dei raggi solari. Di solito avvengono per questi motivi qui. In realtà si sta abbassando, sta succedendo rapidamente, sempre più rapidamente, un qualcosa. Questo qualcosa ha tanti fattori.
uno, per esempio, noi stiamo emettendo effettivamente metano, una serra, cioè CO2, eccetera, ma in realtà contemporaneamente allo scioglimento dei ghiacciai si stanno liberando grandi quantità di metano, quindi di altro gas serra, proprio nelle zone che si stanno liberando dai ghiacciai. C'è uno che dice che il metano è un gas serra. Il metano è un gas serra, è molto più forte della anidride carbonica che stiamo producendo. Ma siamo, sta aumentando più di quello che sta producendo l'uomo, tra le altre cose, perché intere zone si stanno liberando da ghiacci. Cioè c'è un fenomeno di accelerazione, stanno cambiando alcune correnti marine, sicuramente alcune correnti atmosferiche sono cambiate. Se succede quello che è citato nell'ipotesi Fitzroy, si interrompe la corrente del Golfo, se si interrompe quella, c'è un cambiamento rapido ulteriore, nel senso che nelle zone a nord ci sarà un avanzamento dei ghiacciai, nella zona a sud ci sarà un incremento delle zone di desertificazione, con dei fenomeni intermedi che sono quelli che ci stiamo vivendo noi, incremento delle perturbazioni, eccetera. Cioè non è detto che siamo noi, tra le altre cose, ecco, molto probabilmente siamo responsabili noi, ma non è detto che siamo noi, può darsi che faccia parte sia di un ciclo più grande, può darsi che siano anche dei fenomeni solari che ci sono stati, eccetera, ma il fenomeno c'è, caspita se c'è, e sta avvenendo con una velocità super percepibile. Normalmente i fenomeni di questo genere sono molto 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 più lenti, cioè nel giro degli ultimi 10 anni questi fenomeni si stanno intensificando. Questo è il problema. E il ghiaccio c'è, una delle cose che dico sempre, c'entra il ghiaccio. Il Polo Nord, santo cielo, ormai adesso ci si può andare a fare passare, cioè, il passaggio a nord-est, adesso si può fare praticamente. È un cambiamento totale del clima, perché le correnti sono provocate anche dalla salinità dell'acqua. Se l'acqua non è più salata in un certo modo, la corrente è da meno salata, più salata non ci va più. Cioè funziona così. E questo ha dei moltiplicatori. Anche nelle piccole cose succedono poi delle cose più grandi, come queste. Cioè io penso che non è che dobbiamo attrezzarci ragionevolmente, senza avere necessariamente paura di quello che succederà. Resta il fatto che 3 gradi di temperatura, o soltanto 2 gradi di temperatura del globo, distribuiti su tutto il pianeta, vuol dire che intere zone dell'Africa diventeranno desertiche, vuol dire che anche zone dell'Italia diventeranno deserte. Poi magari si sta bene, non è che si. Io una volta ho fatto una conferenza a Lugo e un po' scherzando gli ho detto: guardate che nel 2100 ci sarà l'acqua a Lugo. Così qualcuno ha detto: le case saranno finalmente sul mare. Sta a Lugo l'acqua, ma non è un dato che ho dato io, dal CNR sono tavole, sono valori, proiezioni, eccetera, che sono divulgate già da scienziati da parecchio tempo. Quando si scioglieranno tutti i ghiacciai, e non è detto che succederà nel 2100, perché i grandi ghiacciai, non è il ghiaccio, il ghiaccio che aumenta il livello del mare, non è quello del Polo Nord che è sull'acqua, aumenta di poco, è il ghiaccio della Groenlandia, è il ghiaccio dell'Antartide. Quando questi ghiacciai si scioglieranno, il ghiaccio che ce n'è tanto anche nelle Ande, eccetera, sono tutti i ghiacciai. Quando tutto il ghiaccio del mondo si scioglierà, che è già successo nella storia della Terra, ci sarà un aumento del livello del mare al massimo di 5 metri. E voi dite, vabbè, non è tanto, però New York è sommersa, e infatti stanno lavorando tutto intorno. Se uno va a New York si accorge che stanno lavorando sull'isola di Manhattan, facendo dei parchi intorno di un certo modo, proprio per prepararsi a una lenta, a un lento fenomeno di questo genere, ma fra 100 anni. Ma è già successo nella storia della Terra, molte volte i ghiacci si sono sciolti. Noi non lo vedremo, state tranquilli per questo, però i nostri figli potrebbero vederli, i nostri nipoti, il voto è più corretto, il mio caso è più corretto. Ecco, vi faccio vedere quest'ultimo giochetto.
questa cosa qui è lo spottino del prossimo libro che farò, è un'anticipazione, scusate se è quasi uno spoiler, non sarà un libro per ragazzi, è un libro anche questo però di viaggio, più o meno come gli altri, che gioca su un'altra idea, come l'ipotesi Fitzroy parte dall'ipotesi dell'arca che gioca, che però parla seriamente della possibilità che ci sono stati diluvi, cambiamenti di clima e tutto il resto. In questo caso qui si parte da un altro mito, che è quello del paradiso terrestre, scusate se, nel senso che è l'origine nostra. Ed è per quello che io sono andato su un'isola, che è questa qui, Sri Lanka, a cercare questa popolazione che sta lì da 18.000 anni. Non sono molto diversi da noi, cioè se li guardate, non, dopo vi faccio vedere un esempio mio vicino di casa con una bella abbronzatura. E ci sono, c'è un'origine che parte proprio da Marco Polo, del mito che nasce proprio dai tempi di Marco Polo, ma nasce ancora nel tempo, nel senso che quando da noi nel Mediterraneo faceva un freddo cane, non ci si poteva vivere, oppure dovevamo ancora vedercela con l'uomo di Neanderthal, cioè parliamo di 34-40 mila anni fa, da quella parte c'era della gente che ci viveva lì, ci viveva bene perché il clima era buono, era al massimo 2 gradi di temperatura in meno, perché nella fascia dei tropici il clima era stabile e tranquillo. Ed è questo, buono, perché mi fai questa roba qua? Una terra mitica. Da quando noi veniamo dall'Africa, appunto, su questo non c'è problema, però pensate che appunto 200.000 anni fa si andava a piedi dall'Africa fino allo Sri Lanka, seguendo semplicemente la costa. Leggendo la topografia del mondo di 200.000, 250.000 anni fa, di 50.000 anni, si scoprono delle cose strane. Il Golfo Persico, per esempio, era una terra emersa completamente, si è aperta soltanto circa 18.000 anni fa, da cui forse è nato il mito del diluvio da quelle parti. Se addirittura il passaggio tra Arabia e Africa non occorreva fare tutto il giro, ma si passava direttamente sulla costa. Insomma, sono panorami che spiegano, tra le altre cose, alcune stranezze. Cioè, come mai ci sono delle popolazioni umane in Australia e ci sono centinaia di chilometri di acqua in mezzo? Cioè, in realtà c'erano tante piccole isole emerse e quindi si poteva arrivare 60.000 anni fa, delle barche comunque sono arrivate in Australia. 60.000 anni fa l'uomo andava già in barca. Si scoprono delle stranezze di questo tipo. Ecco, io vi ringrazio moltissimo. Grazie.